Oggi con me, a notte di bellezza, ci abbiamo Alessandro Borghese. Ciao Clio, eccomi qua. Ciao. Tutto per te. Io sono felicissima perché devi sapere che amo la cucina. Quasi più del make up. Non è il suo. No, so te lo giuro. Quasi, quasi più del. Quasi, però io cucino tantissimo, faccio un sacco di dolci. Infatti, mia figlia dice che la grande vuole fare il mio lavoro e lei pensa che gli faccia la cucinante. <ride> Quindi Va bene, però insomma son, eh, si pasticcia, si usano le mani. Si usano sempre le mani. Eh? Qual è il, la cosa più importante in cucina? Io dico il solito a mia figlia che la cosa più importante è non aver paura di sporcarsi. Oh, la cosa più importante cioè, è in cucina è. La pancia, il cuore, bisogna cuore. metterci amore, no? Infatti, cucinare. L'ingrediente segreto è quello, eh, giusto? Sì, è un atto d'amore, è un gesto di altruismo, si cucina per qualcuno, lo si fa per qualcuno, per le figlie o per. Ok. Eh, no, per uh, tua moglie o tuo marito, insomma, o anche per te stesso. Perché eh, sì. per volersi bene bisogna coccolarsi. <ride> Io, ogni giorno a Milano, quando passo per andare al lavoro, passo davanti praticamente al tuo ristorante. E ogni giorno, cioè, tipo, mio marito mi dice: Dobbiamo andare perché mio marito è il tuo fan numero uno. Ti e aspetto. noi di solito, quando guardiamo la tua trasmissione, la guardiamo tipo in loop. E ogni volta dico: Ma amore, ma questo l'abbiamo già visto, sappiamo già il risultato. E lui ogni volta, ma non te lo. Eh, ma non mi ricordo le battute, però a lui piace un bordello. Beh, vi aspetto al ristorante, all'usso della semplicità è lì, vi aspetto. Era lì che stavo arrivando. Ah. In realtà ti ho fatto l'intervista per quello, per venire a mangiare da okay, te. Ok, allora il posto è prenotato. <ride> Grande, però siamo a Sanremo. Tu sì. li stai guardando, stai seguendo un pochino il festival? Sto seguendo, quando rientro ovviamente dalla cucina o da una puntata di quattro ristoranti, quando sono fuori, uh, in questo periodo qua, le ultime due serate le ho dedicate al festival, quindi io e mia moglie ci mettiamo là. Ci apparecchiamo un po' di cosine da, da spizzicare. Eh, ci, si guarda il festival. Non si può non, non guarda. guardare il festival. È già il tuo preferito. Sì. In tempi non sospetti. Ho detto che Elisa eh, mi piaceva tanto. Sì. L'ho dichiarato l'altro giorno così a un'intervista di Repubblica. E guarda caso, è prima in classifica. Ah, ah. Ecco, ecco, sei tu allora! Sono io, sono io. Sono io. Quindi sono confermi io. che dopo averla sentita è rimasta sì. lei. Sì, 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 è una canzone di quelle che. Ah, che mi danno boom quella botta che mi fa sentire un po' di pelle d'oca pelle d'oca. Che allora poi tu. Io mi ricordo un programma dove tu iniziavi proprio attaccando, mettendo la musica. Sì, Quindi... sì perché io e te abbiamo iniziato tanti sì. anni fa in tempi romani, non... ah, è vero, sì. Ehm, cucina con Ale. Cucina, cucina Conale c'era uh, i primi shuffle esatto. che si mettevano sui uh, dispositivi e potevi ascoltare la musica. Uh, e cucinare allo stesso tempo. E non è cambiata la cosa, no? Eh? no perché poi da lì sono passato ad Alessandro Borghese Kitchen Sound, uh, quindi un programma sempre che ha a che vedere sì. con cucina e musica. Perché è il potere evocativo del cibo e della musica, hanno quella stessa uh, magia, no? Quando tu ascolti un brano musicale, in quel momento pum, arrivi in quell'anno, in quel luogo, in quella data, esatto. inizi a sentire i profumi e ti riporta come una macchina del tempo esattamente lì. Lo stesso vale per il cibo. Giusto. Quando ti assaggi, non so, un piatto di tortellini o una lasagna <ride> della nonna e fai, caspita, era quel periodo in cui ero spensierato ed ero lì. C'era quello stesso sapore. E la musica è la stessa cosa. Io ho il ragù della nonna che per ogni volta che torno a casa lui. Ho provato a rifarlo mille volte. Seguendo la sua ricetta non viene, proprio. non funziona, lo cioè, so, non è, è così. Non è ma no, no, no c'è una magia, c'è qualche cosa che, che fanno le nonne o i nonni o comunque quel retaggio storico gastronomico che vuoi gli ingredienti, vuoi l'aria, mm -hmm. vuoi... non riusciamo a replicare. è tuo c'è di battaglia. Io sono, ad diciamo, cintura nera di cacio e pepe, la mia ah. cacio e pepe quando la verrei assaggiare è patrimonio dell'UNESCO. <ride> ok. E... <ride> e no, sì, sì, sono una, una, un appassionato di cacciagione, brace sì? e di primi. E di primi. Sì, Dolci, non tanto asciuttaro. allora. Dolci, sì, sono goloso. Sì? Sono goloso, sono goloso, però la pasticceria è molto misura. Io sono un po' più astratto, un po' più... Non mi piace troppo misurare, ogni tanto cambio sì, quindi... sì, 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 sì. Però c'è un eccezionale pasticcere Ma tu c'hai le ricette, che te le scrivi Sì, C'è il sì. ricettaio cioè. Ma non le hai fatte? Hai fatto libri? Oh, ha voglia Eh, che cavolo Eh, ciao Fatti, fatti di libri Anche che abbinavano ovviamente musica e cucina quindi anche... Ok Sì, sì, sì dicevi, dicevi, invece che il vino, la musica da ascoltare col piatto? E anche il vino Anche il vino? Sì, 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 il vino Ti... ci sta sempre perché Ti... quello ci sta bene eh, cioè. Tua moglie l'hai presa per la gola. Mia moglie l'ho presa sia per la gola, ma anche, ecco, gli regalai. Una cassa di vino di nascosto, la mandai nel suo ufficio, eh, è, è una buona gustaia okay. ed è una donna che uh, ama il buon cibo, okay. il convivio, il buon vivere ed è una persona eccezionale. Che quindi uh, io e lei ci completiamo, ecco. grandissimo. E invece le bimbe? Le bimbe sono Arizona e Alexandra, io ho due femmine. Sì, eh, quanti anni hanno? Hanno 10, la, la grande, Arizona che l'ha appena compiuti Alexandra ce n'ha cinque. E, e abbiamo sono due caratteri completamente diversi. No, ma lo, perché di solito i bambini disprezzano il cibo? da piccoli cioè tipo: No, questo non mi piace, questo non mi piace. Allora, no allora, te allora, da chef la la è selettiva selettiva ah, ecco. La grande allora, più selettiva. allora, in bianco? No, 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 <ride> no? no non passa in bianco, selettiva, mangia tutto, mangia okay. tutto, con più misura, quindi okay. uh, adesso inizia anche a sperimentare qualche cosina in più, però a casa nostra uh, si è sempre messa a tavola uh, pesce, carne, abbiamo sempre fatto cucina cucinata a okay. casa. Ok. Ok, quindi ci sono sempre le stufe che vanno, e se sì. c'è un pesce viene fatto in umido, al sale o al forno, la pasta se la mangiano con condimenti anche molto ricchi, verdure, è una dieta variata. Okay. Perché sia io che mia moglie, insomma, mh, ci piace mangiare, abbiamo cresciute alimentandole la piccola è bongustaia bongustaia, eh, <ride> Alexandra è golosina, ci piace, gli piace. Perché c'è sempre il problema che è la più grande, invece sta iniziando a non mangiare più niente, quindi no. E non voglio mangiare le carni, no? Non voglio mangiare pesce, allora, eh, allora ti devo dare i legumi perché è qualcosa no, devi mangiare. No, devi essere furba, <ride> devi, fare? No, devi fare la cotoletta con la sogliola e dirgli che In è realtà, una cotoletta di pollo. Eh. Eh, dopo un po' ti diranno: Mamma, sto pollo, sa un po' strano. All'inizio funziona, <ride> funziona? <ride> con questi miscugli e le polpette, che metti dentro tutto. Che però Allora a camuffare pensalo. un po'. All'inizio bisogna camuffare un po', però il palato va allenato. Mm. Ok, quindi anche loro che hanno un palato mm -mm. nuovo, se non gli fai assaggiare cose diverse, mm -hmm. diventa un palato omologato che non va bene. Eh, no, è vero? Eh, no, no. Vabbè, che poi col tempo si cambia perché io ho visto che da sì. piccola ero anche un po' così, poi adesso apprezzo tutto quello che non apprezzavo da piccola. Ma tu in cucina come ci sei arrivato? Perché tu comunque vieni da una famiglia. Guarda, io sono arrivato in cucina a. 17 anni, okay. uh, dopo studi a scuola straniera, a scuola americana a Roma, e non sapevo quello che volevo fare da grande, e avevo sempre la passione. Uh, quando i miei uscivano fuori casa invitavo degli amici di nascosto ah. e facevo delle cene. Ok. Uh, io cucinavo quello che trovavo, così e questa cosa mi affascinava. Uh, e quindi ho deciso, poi no, quando ho finito di, di, di studiare, son, mi sono imbarcato su una nave sì? e mi sono messo a cucinare sulle navi da crociera. E da lì non mi sono più fermato. Com'è che sei stato notato? Uh, è stato un caso, in verità stavo per partire per, um, per l'estero, per fare un altro viaggio gastronomico, dovevo andare a lavorare in Cina per due o tre anni uh, e mia madre diede una, un mio CV, un mio curriculum a, a un'amica perché cercavano dei personaggi, stava arrivando il satellite in Italia ai tempi era Discovery Channel eh, e eh, mi preso per un provino e io invece di partire per la Cina rimasi a fare questo tentativo okay. televisivo di un primo programma di cucina eh, e, da lì, non, e, e da lì sono andato avanti però ho sempre mantenuto eh, poi in parallela poi insieme a mia moglie abbiamo costruito un'azienda che si occupa di comunicazione sì. nel food Uh, ristoranti insomma poi siamo diventati un business è un un'attività uh, più vasta però insomma siamo partiti da lontano quanti ecco. anni fai iniziato più o meno? Eh, io ho iniziato a cucinare cioè, a 17-18 eh, anni sono poi... 45 eh, quindi quasi insomma quasi Qua... 30 eh sì eh quasi 30 anni che eh sto sì. ai fornelli, lo so. Non, lo si, lo so. Direbbe non si direbbe perché sembri un ragazzino. Che sono in ottimo stato di conservazione, hai ragione. <ride> e, um, Usi le creme? Eh? Ti piacciono le creme, il mondo della sì, bellezza? Assolutamente. Ah, sì, assolutamente. Eh ho una moglie bellissima che uh, usa ovviamente uh, prodotti di qualità. Ho due figlie femmine, non, posso, è... non mi posso esimere. Se non sono io, e mia moglie o le mie figlie mi, 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 mi coccolano e mi curano. Sì, eh? La sì. più grande ha già iniziato a Prendere i trucchini, magari della mamma. La di piccola inizia a prendere ah, i trucchini piccola. della mamma, in verità. <ride> eh, perché sono, più sono piccole, più sono furbe. Eh, <ride> eh sì, la piccola è furbissima perché ha imparato dalla grande, Quindi eh. assolutamente. Madonna. E tu cosa dici? Sei un papà geloso? Oppure molto, molto geloso. Sì geloso e possessivo. Ah ok, sono le tue bimbe, sì, non sì, devono toccarle. Sì sì sì, 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 assolutamente, assolutamente. Io sono geloso e possessivo di tutte e tre, in verità. Sia di mia moglie che delle di, di okay. due bambine, il mio harem personale. Eh, ci tengo, ecco. Se sentiamo battere, stanno semplicemente lavorando, non sì, sta cadendo ma la casa. Qui è Sanremo, ragazzi. Ma Sanremo. E qui è Sanremo? Qua c'è cioè, vai! C'è gente, gente che va, gente che viene, è normale. Ma invece l'idea di comunque condividere la tua conoscenza? Beh. Perché comunque... Sì. Molto spesso gli chef tengono per sé, no. invece tu eh, sei uno che condivide. No, 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 no io condivido, io all'uso della semplicità nei miei ristoranti abbiamo tanti ragazzi stagisti che arrivano, fanno stage di due, tre mesi, eh, insegniamo, insegno eh, i piatti. Ma Sai, se ti mando cucina... mio marito gli puoi insegnare qualcosa? Sì, occhio, però io insegno se lavori però. Cioè eh. quindi è una cosa in contemporanea, <ride> okay. loro lavorano, pelano casse di patate, okay. di broccoletti, uh, sfilettano pesci e tutto il resto e nel frattempo <ride> imparano un mestiere. Io ho fatto un po' o meno questa gavetta perché io avevo, praticamente lavoravo da mia mamma in gelateria in Germania e mi dava ogni mattina tipo casse di fragole da pulire, certo. che è. E io tutto il giorno un'ora a pulire le fragole, preparare le creme per il tiramisù, per questo per quell'altro. Giusto così. Eh, bisogna Ragazzi, metterli sotto. bisogna eh? i giovani, specialmente, insegnargli che si parte dalla gavetta perché tutto è subito non esiste. Bravo, bravo. Eh. Invece, cosa guardi in una persona, ad esempio, in tua moglie? Ah, beh, beh, un, eh, ma ho capito ca che per te è una dea. È un caso a parte, cioè, eh, un, un, non c'è gioco. Qui c'è gioco, non, non c'è gioco. Non gioco non, ma cos'è che la rende bella? Eh? Cos'è la cosa che ti la rende più beh, bella? La sua testa, occhi? la sua anima, la sua sensibilità, il, il suo modo di, di essere mamma, di essere moglie, donna, amante, amica. Aggiungo? Adesso quando va fuori c'è lei, oh, grazie. <ride> è una donna fortunata è quello eh, che vorrei... io sono fortunato Tutte e due fortunato. tutte e due vi siete io trovati e siete fortunato. fortunati perché poi alla fine è quello che la felicità è anche questo secondo me sì è la, felicità è... È quello, ass... è la felicità è quello uh, la felicità è io sono uno felice di natura nel senso che sono un entusiasta vedo il bicchiere sempre mezzo pieno però poi uh, mia moglie e le mie figlie mi, mi donano il sorriso mm -hmm. rido mm -hmm. eh, e il ridere è una parte fondamentale per godersi Uh, la vita, bisogna ridere per godersi il quotidiano, Giusto. perché sennò, altrimenti non si può progettare il futuro Giustamente. e quindi a uh, loro mi permettono di fare tutto questo ultima domanda siccome siamo proprio a Sanremo, voglio sapere qual è la canzone italiana che ti rende felice, che, ti ha, che quando magari sei un po' giù, ascolti uh, Rewind di Vasco Rossi Ah, Vasco viene, viene fuori spesso. Vasco beh, vabbè, è uno beh, che beh, piace. Sai, sì. Vabbè, Vasco, Pino Daniele, queste cose qui italiane mi, mi, mi piacciono. Però mi ti piacciono. piace anche la musica americana? Io, sì, beh, io sono un rocchettaro. Eh. Eh. Io sono Led Zeppelin, le Dott, tutto quello che sono i Rolling Stones. Però adesso so. ci sono anche un po' di sound rock italiani. Ragazzi, noi i Maneskin, cioè, ma noi ci i Manneskin, ragazzi. sono pazzeschi. Mia figlia piccola impazzisce per i Måneskin Anche la mia, sì, ma ci hanno ragione, è un orgoglio italiano, sono romani eh, si hanno aperto il concerto dei Rolling Stones ma di che stiamo Beh. parlando cioè pazzeschi bravi ragazzi ho visto il brano Coraline si chiama se non mi sbaglio si sì, bravissimi gente meraviglioso sono proprio bravi. bravi ragazzi grazie mille che è già passata oh, è finita così ah sì, 15 okay. minuti in compagnia Va bene. bastano, bastano. Adesso, la prossima volta ci vediamo a Milano vengo Aspetta a mangiare il latte porto il marito lo facciamo polare le patate siamo là e noi ci vediamo domani con Notte di bellezza bene ciao